Vi ricordate dei Robinson? Beh, la sitcom è diventata un vero e proprio cult. Racconta la storia della famiglia Huxtable, in realtà, che poi in italiano è stato trasformato appunto in Robinson perché è molto più orecchiabile. Si articola in 8 stagioni per un totale di 201 episodi. Sono passati 25 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie negli USA e la domanda che ovviamente noi di Fanwick ci stiamo ponendo è: che fine hanno fatto i protagonisti? E allora ve lo vado a raccontare, cominciando da lui, da Cliff Robinson, ovvero Bill Cosby, l'ideatore della sitcom, tant'è che il titolo originale era The Cosby Show. Lui ha cercato di proseguire la carriera di attore, ma la morte del figlio avvenuta nel 1997 a causa di una tentata rapina lo ha segnato profondamente, tant'è che lui ha lasciato le scene per un bel po' di tempo, salvo tornarci per occasioni speciali. Attualmente lui si limita, diciamo così, ad essere un produttore ed è profondamente impegnato nelle cause umanitarie. Felicia Rashad, ovvero Claire Robinson, la moglie di Cliff, lei ha continuato la carriera televisiva e anche quella teatrale, tant'è che ha vinto un Tony Award come miglior attrice protagonista in un'opera teatrale. Tra l'altro ha recitato anche in alcuni film, tra cui vi citiamo Good Deeds e Steel Magnolias. Passiamo ora ai figli della famiglia Robinson, ovvero Lisa Bonet, Denise, che insomma ha avuto una vita privata e anche una carriera decisamente molto chiacchierata. Lei è stata cacciata dalla serie per la sua scarsa professionalità e anche per alcune scene osè che ha girato proprio sul set mentre stava insomma andando ancora avanti la sitcom. Ha continuato a fare l'attrice in cinema e TV e diciamo la verità è un po' più conosciuta per i suoi matrimoni celebri, tra cui vi ricordiamo Lenny Kravitz e quello con l'attore Jason Momoa. Il fratello di Denise, ovvero Theo, interpretato da Malcolm Jamal Warner. Lui ha continuato senza brillare, bisogna dirlo, a fare l'attore, cimentandosi anche nella direzione di alcuni episodi per la sitcom Malcolm and Eddie. È anche un musicista, nel 2003 è uscito il suo primo album, seguito nel 2007 dal secondo CD, ed ha recitato nel videoclip di Liberian Girl di Michael Jackson. Sabrina LeBouff, ovvero Sondra, dopo la fine della serie è diventata una redattrice di interni e poi successivamente ha continuato a fare l'attrice. Tempest Bledsoe, ovvero Vanessa, dopo la fine della serie ha continuato a recitare anche lei in molte serie TV, diventando recentemente, ovvero nel 2010, la nuova conduttrice dello show Clean House su Style Network. Kesha Knight Pulliam, dopo la serie si è laureata in sociologia e successivamente è tornata a recitare. E arriviamo all'ultimo personaggio, che sicuramente è quello che ha avuto più successo da un punto di vista attoriale dopo la fine dello show. Sto parlando di Raven Simonet, ovvero Olivia Kendall, che se anche non faceva realmente parte, diciamo così, della famiglia Robinson, appunto è il personaggio, anzi è l'attrice che ha riscosso maggior successo. Ha interpretato serie TV come Raven e anche film sulle Cheetah Girl e molti altri. Ultimamente ha fatto parlare di sé per il coming out. Tra le altre cose è una cantante di successo, una ballerina ed una modella. Insomma, in fin dei conti, dalla fine della serie di Acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma i Robinson continueranno a rimanere nei nostri